Amici di Unibet.it, è un momento particolare per il Napoli, dopo gli infortuni di Milik, che conosciamo bene, ma anche quello di Albiol, che abbiamo notato essere praticamente un punto importante di questo momento negativo del Napoli. Pensate, il Napoli ha fatto solo 7 punti da Napoli-Benfica, vittoria eccezionale che ci fu allo Stadio San Paolo con Albiol che si fece male ed entrò Maximovic. Da quel momento il Napoli ha perso 3 partite di fila. Pensate quella con l'Atalanta, quella con la Roma e soprattutto quella con il Beşiktaş in casa al San Paolo. Poi due vittorie palliativo perché arrivate con squadre, una il Crotone, l'altra l'Empoli, che sicuramente sono di bassa classifica. Poi pareggi, solo due pareggi, uno col Beşiktaş e uno con le Lazio, che non hanno aiutato né la classifica in campionato, ma soprattutto neanche quella in Champions League. Per fortuna il girone di Champions League rimane equilibrato, ma in campionato le altre scappano. Oggi ha parlato Marek Hamsik, un Hamsik che ha detto proprio questo: ci mancano i gol di Arek Milik. Questo è un diciamo sentimento che per la prima volta il capitano esprime. È chiaro che la mancanza di un attaccante di peso, come era diventato Arek Milik, che è appena arrivato, aveva dato subito un imprinting al suo gioco e al gioco del Napoli. Manolo Gabbiadini non riesce a ritrovare tranquillità, è dovuto andare via anche dalla nazionale per affaticamento. C'è sicuramente un problema mentale di questo ragazzo e bisognerà capire il futuro, ma intanto da qui a gennaio il Napoli deve fare di necessità virtù. Napoli gioca bene, gioca benissimo, anche con la Lazio ha espresso un grande gioco, però manca il finalizzatore, manca il gioco. Amici di Unibet.it, questo è un po' il punto sul Napoli, ci ritroveremo poi con l'appuntamento con l'Udinese, ma prossimamente vi daremo anche altre notizie. La speranza è che il Napoli possa reagire con i suoi uomini e anche Sarri, mi preme dirlo, deve provare, ho usato un termine, sparigliare. Cioè deve provare a dare qualcosa in più al di là del gioco a questa squadra che in questo momento non vive momento facile. Unibet.it, ciao ragazzi!